In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Dolcissimo compimento. Immaginate di trovarvi improvvisamente davanti a una buca profonda qualche metro scavata dai bracconieri e in fondo alla buca una tigre agonizzante perforata in più parti dai pali appuntiti piantati come lance nel terreno, immobilizzata e fortemente denutrita. Voi vorreste aiutarla, curare le sue ferite e darle un po' di cibo, ma come fare? La tigre è lì in fondo a quella buca, impaurita, arrabbiata, comunque pericolosa per se stessa e per gli altri. Così Dio Padre ha incontrato l'umanità, sua figlia. L'ha trovata caduta e prigioniera nella fossa, scavata apposta dal bracconiere Satana, terrorizzata nell'anima, ferita e sanguinante nel cuore, immobilizzata nel corpo, paralizzata nella mente, ignorante, sottomessa e dimentica della sua natura e della sua origine divina, arrogante, ambiziosa, sospettosa, possessiva, sempre arrabbiata e pericolosa per sé e per gli altri. Come fare? Bisognava avvicinarsi all'umanità lentamente. Era necessario guadagnare la sua fiducia, senza forzarla, senza spaventarla ulteriormente. Era necessario curare le sue ferite senza che tentasse di scappare, senza ferire la sua dignità e il suo amor proprio. Missione di Gesù è dare compimento, portare a compimento questo processo delicato e infinitamente paziente di Dio Padre. Ogni bimbo che nasce sulla faccia della terra è per Gesù un uomo, un figlio di Dio, imprigionato e ferito nella buca, da riportare lentamente, ma inesorabilmente, all'amore di Dio. Gesù ci avvicina delicatamente, non forza il nostro amore, attende con infinita pazienza e grazia. Nella sua vita e nelle procedure evangeliche che ci ha lasciato, Gesù compie il processo di conoscenza, di liberazione, di salvezza, di guarigione, di beatitudine dell'uomo. Non sono immaginabili la pace, la tenerezza amorosa, la nostalgia divina, la gioia piena nel cuore di Gesù, che dopo tempi e rivolte incalcolabili, infedeltà, lentezze, sofferenze e dolori senza numero dell'uomo, ha potuto dire: «Io ora vengo a compiere
a completare il processo della vostra liberazione. Io vi aiuto a uscire per sempre dalla buca del bracconiere, del nemico, per riportarvi alla bellezza della vita e dell'amore. Figlio Salvatore, riempici di te.